safe, be rock. Questa è l'ultima puntata prima della pausa estiva, anche la redazione di Rock and Safe si riposerà qualche settimana e ovviamente ripartendo a settembre con questa rubrica che anche dai sondaggi che abbiamo fatto nella nostra community Pittarea, e poi magari al termine di questa intervista ti accenno che cos'è, insomma risulta, nonostante la sua età, perché è stata la prima rubrica nata con Rock and Safe, la più gradita. Perché? Perché incontriamo persone che possono dare un bel contributo sulla base di quello che pensano, piuttosto quello che hanno fatto o stanno facendo nelle loro organizzazioni. In particolare nel live delle Safety Rockstar è facile incontrare HS Manager come la persona che incontriamo oggi. Lo conosciamo volentieri, l'abbiamo visto recentemente su un nobile palco come quello dell'HS Forum, e parleremo anche di un aspetto che a me sta molto caro e non gli ho chiesto di proposito cosa ne pensa lui, ma so che è un tema a lui molto caro, ovvero la cultura dell'errore. Insomma, questa è la premessa, adesso ne parliamo con Gianluca Santoro, HS Manager di gruppo della Kerry Project Logistics. Ciao Stefano, ciao. Ah, buongiorno. Ciao, buongiorno. Andiamo in onda appunto inizio agosto, abbiamo deciso in rosso, no? Rosso oggi dice... tutti no? Rossi, sì sì. Il riposo va celebrato e festeggiato. Bene Gianluca, ho detto bene, giusto? Perché a volte io sì. Mi intreccio con la lingua, sei HS Manager di gruppo della Kerry Project Logistics, sì, sì. Il nome stesso ce lo dice, logistica, ovviamente logistica industriale di grandi... Sì, è un'azienda che si occupa di project cargo, quindi i nostri clienti sono grandi, grossi gruppi industriali che chiaramente hanno bisogno di logistica. Per trasportare gli equipment o le navi o i mezzi di perforazione, insomma le piattaforme e tutto quanto. Ultimamente però è nata anche una piccola società di cui sto seguendo i progetti e sto seguendo la crescita, una società di management che si chiama Kerry Project Management, che si occupa di, come dice il nome, di project management. Abbiamo preso un paio di progetti belli grossi in joint venture con altre società del settore sempre oil and gas, una bella sfida. Quindi e ci siamo buttati. Settore molto delicato, immagino che sì, sì, sì. Il DVR insomma sia un documento molto complesso da voi. Allora, io ho lavorato 14 anni in Saipem nel drilling offshore, e poi ho voluto vedere qualcos'altro, però sto tornando alle origini, perché insomma quando hai un'expertise decennale, allora alla fine insomma quello che sai fare bene. E poi quando parliamo di oil e gas parliamo del top per quanto riguarda il nostro mestiere, sia come sensibilità che come accorgimenti. Eh beh sì, esatto, perché naturalmente lì l'esposizione ai tanti rischi è veramente importante, e in modo provocatorio ho parlato di DVR perché insomma sappiamo benissimo un settore del genere non basta fare un buon DVR, giusto? No, non basta, anche perché oltretutto poi un settore molto internazionale, il cliente è molto, molto demanding, quindi insomma non basta fare un buon DVR, ma va seguito giornalmente l'attività in impianto. Ecco, immagino, cioè, parliamo di popolazioni lavorative non solo numericamente, insomma, consistenti, poi con una bella varietà proprio a livello anche
culturale, sia in ambito nazionale che poi internazionale. Assolutamente sì. Prima ancora della procedura dell'istruzione operativa in senso stretto di come si fa in sicurezza quel qualche cosa, dalla tua appunto expertise, a livello propedeutico cosa è necessario fare? Chiaramente è necessario un training di base iniziale. Un training di base iniziale sui maggiori aspetti che impattano la sicurezza, ma anche la cultura. Quindi è importante trasmettere alle persone, insomma, gli junior che entrano in azienda, la cultura aziendale, la cultura sulla sicurezza aziendale, che possiamo riassumere come i valori dell'azienda, no? I valori che l'azienda porta avanti e che trasmette appunto a tutti quanti, quindi in modo da avere tutti una base da cui partire. E nel settore appunto dell'oil e gas posso assicurare che anche, cioè adesso siamo arrivati dopo anni di fatiche a un livello in cui anche il manovale, diciamo, no? Il roustabout, ha una concezione della sicurezza abbastanza sviluppata, una cultura della sicurezza abbastanza sviluppata, insomma, siamo a buon punto, anche se gli incidenti ci sono. Beh, questo insomma sarebbe come nascondersi dietro un dito. Quindi... Ma no, ma appunto quando tu prima accennavi alla cultura dell'errore, appunto non bisogna nascondersi dietro un dito, l'errore esiste. Cioè, il target zero è un target, ma gli incidenti ci saranno sempre. Perché gli errori ci sono. Questo è un tema molto delicato in tanti settori, collegato anche a quella che poi è la segnalazione dei near miss, no? Che tante volte sono collegati ad errori. Quindi è un tema, lo vediamo noi come Rock and Safe, abbiamo anche tirato fuori dei moduli, dei format per sensibilizzare le persone al significato della segnalazione di near miss. Partendo prima, come vedi, no? Così come per la procedura, visto che è un tema a te caro, a tuo avviso, perché la persona, mediamente, dove non viene segnalato, appunto tende a nasconderlo l'errore? Dov'è il problema? Ma allora, il problema, secondo me, arriva dall'alto, non arriva tanto dal basso. Il basso, quindi il lavoratore che non segnala, è sicuramente una conseguenza del clima della cultura aziendale e quindi del management, dell'attenzione che ha il management verso questi argomenti. E banalmente il lavoratore ha paura di segnalare un errore suo o di un suo collega, perché magari ha paura di ripercussioni sul lavoro, insomma, ma è proprio quello che si insegna, no? quando fai il training, quando fai le procedure di segnalazione, la prima cosa che dici è che nell'azienda ci deve essere una politica di no blame policy, no? Quindi la gente non va colpevolizzata, ma anzi va premiato chi segnala, perché comunque gli errori ci saranno sempre. Cioè, siamo degli uomini, non siamo delle macchine, e quindi cioè, chiunque può sbagliare. Quindi prima ancora di parlare lavoratori in near miss, dobbiamo parlare con il management per sradicare quella che poi è un retaggio che ci arriva dalla scuola. No, a scuola sapevamo che se non alzavi la mano eri sicuro di non sbagliare, no? Perché certo. Se no, la risposta non è esatta. O ci nascondevamo, no? Quindi comunque anche in età adulta questo ce lo portiamo dietro. Ma sì, se da un lato siamo
abbiamo il retaggio dello studente, forse molti di noi hanno il retaggio del professore che è pronto con la bacchetta. Certo, certo. Quindi anche in questo caso, Gianluca, la sicurezza non è un qualcosa di interesse, anche andando nello specifico di una parte dell'organizzazione, ma l'organizzazione è il suo complesso che in concerto. Assolutamente, assolutamente, come dicevo prima, è una questione proprio di valori aziendali. Valori aziendali. Ritornando infatti a un, te la volevo fare prima, poi siamo arrivati, anche noi Rock and Safe alla fine nasce con il desiderio di fare quel lavoro propedeutico di conferma, di affermazione dei valori, della sicurezza, della cultura, che poi è funzionale all'ascolto e alla messa in pratica di una procedura. Ecco, trasferire i valori non è mica poi così semplice, perché io posso dire la mia organizzazione crede in questo, questo e quest'altro, però poi metterlo nella testa delle persone, anche lì, insomma, stiamo parlando di una comunità molto estesa e varia, come facciamo? Come no? Anche lì, ha una fondamentale importanza l'esempio del management. E se faccio un esempio banale, se abbiamo un capocantiere, un supervisore, lo chiamiamo supervisore, un preposto per quanto riguarda la legislazione italiana, che spinge sempre sul lavoro, la produzione, e come sarà lì? E anche lui, quando può, fa vedere che magari usa qualche scorciatoia, qualche shortcut, qualche bypassa, qualche procedura di emergenza per fare subito, che faranno i componenti della sua squadra? Chiaramente lo imiteranno, cioè noi tutti sappiamo che l'esempio, no, vale più di mille parole, perché poi tu mi puoi anche dire quello che vuoi, ma io faccio quello che vedi. È un po' come quando, no, si hanno dei figli e si arrivano i figli. I figli ti osservano qualunque cosa fai, e così sono i lavoratori. Perché tu hai una leadership che, per essere tale, cioè, è riconosciuta da tutti, e quindi sei un esempio. Quindi bisogna, le nostre parole diventano un grassetto al momento, appunto, che trovano coerenza, no, con quello che è poi l'atteggiamento, il comportamento, e quindi l'esempio. Su questo sono d'accordo. Sì, sì, sì. Come sul fatto, Gianluca, che quando siamo in una collettività, quando la gran parte della collettività si comporta, pensa a un atteggiamento di un certo tipo, tendenzialmente, è vero, poi ci sono sempre al contrario, però tendenzialmente, insomma, se siamo in una piazza dove tutti buttano le cartacce, devo avere una grossa etica per non buttarla, perché se no, se mi cade di mano non la raccatto. Ovviamente una piazza pulita, dove magari qualcuno mi dà anche una brutta occhiataccia se mi cade. Sì, sono isolato. Se in un ambiente, tra virgolette, sano, se ho un comportamento sbagliato, sono isolato. Ecco, torniamo alla segnalazione. Chiaramente, facendo delle segnalazioni, si possono fare anche anonime, no? Se qualcuno ha paura di esporsi, si alza un campanello d'allarme, e magari si possono fare delle analisi che, quando tutto tace, sembra che vada tutto bene, nessuno fa. È vero, è vero. Senti, prima di lasciarci, voglio farti due domande. Innanzitutto, in poche parole, per te la sicurezza come la descriveresti? Ma per me la sicurezza, guarda, io ne faccio una questione anche nella vita privata. È un filo conduttore che ci deve guidare, perché sembra una banalità, ma la nostra vita è quella fuori, no? Non è a lavoro, quindi la sicurezza sul lavoro ci deve permettere poi di avere una vita fuori, con i nostri affetti, con i nostri cari, con gli amici, con chi vogliamo, no? Come concepiamo noi la vita al di fuori del lavoro. Quindi bisogna
Quindi, come abbiamo sempre detto, è una questione assolutamente culturale, perché adesso, oggigiorno, abbiamo tutti gli strumenti perché si lavori in sicurezza. Eh sì, il fattore umano sta diventando sempre importante. La tua descrizione è bellissima e mi fa pensare, in questi giorni proprio Autostrada ha fatto uno spot pubblicitario che mi ha mandato, visto che ne è protagonista, un'amica di Rock and Safe, che è Laura Antonini di Radio DJ, dove c'è questa bellissima frase che dice che la strada è quel filo che ci congiunge con ciò che noi amiamo, cioè noi facciamo una determinata strada per tornare a casa, nello spot lei per Sì, arrivare. l'ho visto, l'ho visto. L'ho visto lo spot. E quindi alla fine no, il lavoro è quel qualcosa che poi ci permette di realizzarci, stare bene, come ha detto te, nel privato. E quindi deve essere un percorso sereno e affrontato nel migliore modo. Ultimissima domanda: come HS Manager siamo ambiziosi noi, quindi pensiamo sempre a migliorarci e a migliorare l'organizzazione dove siamo. Qual è il tuo sogno o chissà, magari già un tuo obiettivo per il prossimo futuro? Allora, adesso siamo quello che vorrei implementare. Allora, sono in una società giovane, quindi a differenza della precedente in cui la cultura aziendale ha raggiunto un certo grado di maturità e crescere, no? Lo fai molto più lentamente. Questa è una società abbastanza giovane, con radici antichissime, però si affaccia a questo mondo da poco, con grosse competenze, però chiaramente alle competenze va accompagnata la cultura. Adesso stiamo spingendo con il responsabile delle risorse umane, che è il CEO, principalmente sul benessere psicologico delle persone e l'atmosfera in azienda, perché anche questo fa molto. Io l'ultimo fatto di cronaca di quella bambina che è rimasta chiusa in macchina dimostra che il benessere psicologico, oggi che abbiamo tante cose per la testa, tante cose da fare dentro e fuori l'ufficio, ci portano un carico mentale che spesso facciamo le cose come se fossimo degli automi in automatico, e non ci accorgiamo di quello che c'è intorno. Quindi il benessere psichico, il benessere mentale è molto importante anche sui posti di lavoro, anche perché se sei in un posto di lavoro tossico, lavori male e c'è pericolo di farsi male. Guarda, tocchi un argomento, ne ho scritto sui social, sarà poi che siamo più sensibili, abbiamo i figli, ma Sì. scindere al punto che come Rock and Safe abbiamo fatto un video che è un piccolo contributo come campagna di sensibilizzazione e si fonda su un qualcosa che magari poi non ci pensiamo, appunto, se con il rischio di essere così autonomi, così immersi nel lavoro, insomma, poi succede una tragedia del genere, cerchiamo di focalizzare le persone sul senso di rimorso che poi hai, perché poi Eh sì, poi tragedie ti tali rimane per sempre. torni indietro. E quindi Certo. è una fatelo girare, lo trovate su YouTube, è una campagna di Assolutamente. sensibilizzazione perché veramente colpisce al cuore e no, ovviamente il primo pensiero va alla piccola Agnese. Certo. Io a cascata il pensiero va su quel genitore che sicuramente appena si è reso conto di quello che è successo, è stato avvertito, penso. Gli sarà caduto il E mondo che addosso. Stefani penso non sia affatto semplice. Quindi grazie per avermi Assolutamente. ricordato Gianluca perché è una cosa importantissima. Grazie a Benissimo, te. grazie mille del contributo. Io starei con te a parlare non so quanto altro Sì, tempo, ma anch'io. Sono argomenti che ci appassionano, quindi quando una cosa ti appassiona, il tempo non basta mai. anche che una soluzione unica non c'è e io credo fortemente nel fatto che contaminarci a vicenda ci serve per allargare il nostro campo Come visivo no? e ispirarci in un qualche cosa e poi sono esperimenti, qualcosa Certo, funzionerà. assolutamente. Gianluca, in bocca al lupo con Credi.
anzi, viva il lupo. Sarà in piena corsa, però insomma, visto il bel lavoro fatto in passato, non abbiamo dubbi che anche in quell'azienda si respira una bella aria. Grazie. Buon estate, ovviamente, e beh, ci rincontriamo per strada. Assolutamente sì, è stato un piacere, grazie a tutti. Piacere mio, ciao Gianluca. Beh, grazie Gianluca Santoro, veramente avremmo potuto fare una conferenza di ore, ma questo è il bello delle persone che poi scelgono di fare l'HS Manager. Gianluca Santoro ne è dimostrazione. Quindi, come detto sul finale, cercate su YouTube, sul mio canale YouTube, anche quello di Rock and Safe, la campagna sensibilizzazione, e distribuite quel video perché, insomma, ci ha toccato veramente forte. In premessa vi dicevo inoltre che c'è una community, si chiama Pittaria, una community WhatsApp, dove per accedere devi essere soltanto un'anima rock della sicurezza e, insomma, non pensare di essere solo o sola, perché ci sono oltre 270 persone già iscritte, quindi iscrivici su LinkedIn, poi noi lo pubblichiamo ogni tanto il link, se ti vuoi unire, chiacchierate come queste che abbiamo fatto con Gianluca, le facciamo anche su quel canale, e quindi ci farà piacere se parteciperai anche te. Ti auguro, qualunque cosa tu faccia, che tu sia a lavorare, che tu sia in vacanza, un buonissimo agosto. Noi non ci perderemo di vista, torneremo a settembre più carichi che mai per raccontare la bellezza della sicurezza sul lavoro. Be safe, be rock.